tutti i giorni, ma penso che sia opportuno farlo, che cerca di dare un momento sia di compagnia che un momento di così, stimolo ad imparare qualcosa di nuovo, a riflettere su qualcosa di nuovo. E noi al CEDOX siamo abituati ad avere a che fare con tanta gente che viene da noi a frequentare i nostri corsi e quindi sappiamo un po' come approcciare, diciamo così, i nostri cittadini. Bisogna dare una certa soddisfazione nel merito, bisogna dare una certa qualità e noi è quello che cerchiamo di fare sia quando lavoriamo in aula, quando si può fare. In questo momento che non si può fare, cerchiamo di trasferire questo nostro modo di concepire l'attività formativa per gli adulti anche nei nostri momenti in Facebook. Oggi, difatti, avremo come nostro ospite e relatore, avremo Massimiliano Anzi, che già ci ha fatto compagnia in settimane precedenti, con un approfondimento di carattere, diciamo così, informatico. Lui è un nostro esperto, un nostro docente di materie informatiche, dal corso di base che noi, facciamo da tantissimi anni, che è stato frequentato da tantissimi concittadini, con il quale hanno imparato a usare il computer in un modo, diciamo, completo, e ad altre proposte che Anzil, conduce al CEDOS sull'utilizzo migliore dello smartphone, su come collegarsi a internet in sicurezza, perché sapete benissimo che internet è un bellissimo strumento, ma da prendere un attimino in certi casi con le pinze. E questa sera, proprio perché dura mezz'ora, perché siamo tutti a casa e ci può essere interesse, ci parlerà di una cosa un po' intrigante, e cioè come, diciamo così, trattare le immagini, le fotografie in particolare, che ci arrivano in questi giorni tantissime, che ci arrivano sullo smartphone, che ci occupano. Adesso entriamo dalla parte tecnica, che ci occupano dello spazio, che in parte vogliamo conservare, che in parte vogliamo modificare, che vogliamo organizzare in modo da poter trovare quella certa foto del nostro nipotino, della nostra nipotina, dei nostri figli, eccetera, in modo rapido, senza dover scorrere pagine, pagine, pagine per individuare quella foto che noi stiamo cercando. Oggi ci darà delle indicazioni, ci dirà qualche, chiamiamolo così, segreto, per organizzarci all'interno del nostro, in particolare dello smartphone, per organizzarci le fotografie, le immagini, i video che riceviamo, ripeto, in questo momento particolare in un grande numero, perché io per primo ne ricevo giornalmente decine e poi ne facciamo di fotografie per mandarle, per farci vedere, eccetera. Quindi è importante l'argomento di oggi proprio perché interessa moltissimi di noi e moltissimo. Io prima di dare la parola vi voglio solo in qualche modo ricordare quello che abbiamo fatto nei giorni scorsi, perché ad esempio cominciamo con ieri sera più vicino, abbiamo avuto una serata divertente, carina, parlando di leopardi, strano, perché leopardi è un personaggio torvo, un po' così chiuso, invece abbiamo trovato Torreggiani, il professor Bruno Torreggiani di Roma, che ci ha raccontato un episodio della vita di leopardi. La sua visita a Roma, dove ha frequentato salotti, dove ha seguito momenti amorosi con donne, e quindi questa è stata una chiave di lettura molto carina. E il Torreggiani, insieme a un attore, sarà con noi la settimana prossima, Cardarelli si chiama, Tommaso Cardarelli, l'attore, e saranno con noi settimana prossima per fare un passo in avanti e parlare di leopardi e di Giuseppe Gioachino Belli, che è un poeta importante dell'Ottocento che scriveva in romanesco. Ci leggeranno alcuni pezzi in romanesco, alcune poesie di Leopardi. E siamo convinti che mercoledì prossimo, quando ci rivedremo con lui, sarà un'altra serata godibile. Martedì abbiamo invece avuto con noi il professor Felis, qui di Bolzano, che ci ha parlato di un'iniziativa che si svolge da tempo, che è il Caffè Philosophique, un'iniziativa che si svolge al Centro Trevi, che è il centro che la provincia ha organizzato in via Cappuccini per tenere iniziative culturali, dove c'è anche la videoteca provinciale, dove c'è anche la biblioteca provinciale, a sede sempre dove c'è il Trevi. E il professor Felis ci ha raccontato un po' le tematiche che sono al centro degli approfondimenti di questi incontri che vengono fatti periodicamente sul tema della filosofia, in particolare nel suo rapporto con le scienze.
Lunedì invece abbiamo avuto una serata di grande interesse perché ha suscitato moltissime visualizzazioni, ospitando il dottor Tricarico, che è il capo della squadra mobile, che è il vicequestore aggiunto della questura di Bolzano, della Polizia di Stato, che ha parlato delle truffe e soprattutto che vengono perpetrate contro gli anziani, dando anche una serie di consigli su come difendersi, su come affrontare le conseguenze, diciamo così, di questi atti criminosi che si verificano. E tornando ancora un attimino indietro, vorrei soltanto ricordare un momento la nostra conversazione con Mirko Benetello, il direttore di Confesercenti, un'associazione dei commercianti di Bolzano, che ci ha parlato del rapporto della tecnologia insieme con il lavoro del commerciante, presentando i dati di una ricerca fatta a livello comunale e dando anche lui una serie di spunti di riflessione su come dovrebbe migliorare il rapporto fra il commerciante e la tecnologia per poter rendere frutti anche economici al commerciante, oltre che di efficienza, che questo interessa a noi consumatori, l'efficienza del rapporto con il commerciante. Bene, direi che vi ho raccontato abbastanza, ci vedremo un attimino alla fine di questo nostro incontro per darvi magari l'idea di alcuni appuntamenti dei prossimi giorni. Torno al nostro Massimiliano Anzil e torno a chiedergli di introdurre il tema che tutti aspettano che io la smetta, così lui comincia e ci racconta le cose che ci stiamo aspettando da lui. Dici un po', che famo queste fotografie? Che facciamo queste fotografie? Mi aggancio subito, intanto grazie, saluto tutti. Il problema delle fotografie, anzi è proprio un problema, nel senso che mi rendo conto che è il santo graal dei cellulari. Ormai il 90% delle domande che fanno i corsisti o che ci vengono fatte in generale dalle persone un po' meno esperte a noi docenti è proprio come gestire le fotografie. È un grosso problema perché purtroppo fino a poco tempo fa, anche se ormai i nuovi cellulari hanno una memoria piuttosto capiente, bisogna dire che una foto fatta con un cellulare di un certo livello può arrivare a pesare anche 4, 5, 6 mega. Se considerate che un cellulare normale può avere, non so, 8 giga di memoria, 12, 20, 30, 50, adesso ce ne sono tanti, c'è anche la possibilità di comprare e installare quelle famose schede SD che aumentano drasticamente la memoria del cellulare, ma per un cellulare normale, che magari non ha questa possibilità, intendo magari un cellulare di 3-4 anni fa, anche solo 3-4 anni fa, è già un cellulare vecchio, tra virgolette, però purtroppo questa è la verità, dal momento che esce dal negozio è già un cellulare praticamente superato, perché ne stanno arrivando degli altri. Il problema della memoria arriva anche per cellulari che hanno pochi anni, lo sappiamo tutti, no? Siamo al mare, siamo in montagna, siamo a un evento, non facciamo più una foto, due foto, ne facciamo 50, tutte uguali, poi non abbiamo voglia, no? Succede così, non abbiamo voglia di andare a sistemarle un pochettino, passa un giorno, passano due, passa un mese, passa un anno e il cellulare si blocca a un certo punto, o meglio, blocca un po' una questione drammatica, non è che si blocca proprio, però a un certo punto ci viene fuori la solita schermata, magari durante uno scaricamento dal Play Store di un programma e ci dice guarda che non c'è più memoria, come facciamo? Ecco. Questa è una cosa che in linea generale posso risolvere con una semplice battuta, fate ordine, cancellate le foto che non vi servono e già avete risolto il problema. Certo è il fatto che oggi purtroppo non riusciamo a spiegarvi proprio a livello pratico, ma posso spiegarlo a livello teorico, è quello di collegare il cellulare al computer in qualche maniera, oggi adesso vi spiego al volo quali sono i metodi, e scaricare le foto, fare quello che è un backup. No, io sconsiglio sempre di fare i backup completi dei cellulari con i vari tantissimi programmi che ci sono, anche nativi, programmi proprio della Samsung, della Huawei e quant'altro, della LG, quello che volete voi, che tendono a scaricare tutta la memoria, che obiettivamente mi interessa poco che mi salvi le icone o qualche messaggino, SMS, a me interessa soprattutto, immagino anche a voi, che vengano salvate e messe al sicuro le foto e i video, no? Questa è la cosa più importante. Per fare ciò,
ormai anche Windows 10 si è adattato e finalmente con il semplice cavetto che avete in dotazione potete collegare col cellulare acceso, computer acceso, il cavetto alla porta USB, vi si apre la classica finestrella di dialogo e vi chiede se volete scaricare le foto o meno. C'è un programma nativo di Windows che si chiama Foto che lo fa praticamente in automatico. Non dovesse farlo, niente di grave. Andate a cercare la cartella delle foto all'interno del cellulare, basta che andate nella sezione computer, adesso non ho modo di farlo vedere, ma giusto due parole, la vecchia risorsa di computer, quello che oggi viene chiamato il tuo computer, il tuo PC, viene visualizzato subito la memoria del cellulare e all'interno di questa c'è una cartella HDMI che vi dà la possibilità di vedere le foto. Semplicemente la prendete, la trascinate sul desktop e avete risolto il 90% dei problemi. Quasi tutte le foto stanno in quella cartella. C'è una certa percentuale di foto che rimane nella cartella WhatsApp, ma nella stessa maniera, come vi spiegavo, basta che andate nella cartella WhatsApp del cellulare, la prendete e la trascinate fuori. Poi, una volta che vi siete assicurati che la cartella contenga tutte le foto, perché attenzione che non sempre vengono caricate tutte per motivi di collegamento, il cellulare è un po', come dire, non sempre fa quello che gli viene detto, no? Dopo un po' si annoia, si spegne e buonanotte. Invece bisogna ogni tanto rifare il processo in modo che vengano scaricate tutte le foto. Una volta che ve ne siete accertati che le foto sono state tutte scaricate, andate poi a cancellarle piano piano dal cellulare. I cellulari non nascono e non sono dei grandi archivi di foto, lo continuo a ripetere. Poi che noi li usiamo così è un altro discorso. Io lo uso per le ricette, per imparare a cucinare, ma questo non vuol dire che i cellulari, o per fare ginnastica, ecco, perché i cellulari facciano solo questo. I cellulari servono a telefonare, a mandare messaggi, a collegarsi ad internet, poi che facciano anche altre cose, ben venga, ma rimane il fatto che non sono degli archivi infiniti. Dicevo che ci sono delle schedine piccolissime, schede SD che potete comprare ormai ovunque, anche nei supermercati, sono molto capienti, arrivano anche a 100 giga, 200 giga, le collegate, le inserite come la SIM card all'interno del vostro cellulare, aumentate drasticamente la memoria di sistema. Questo è quello che vi posso consigliare soprattutto. C'è una terza via che è il cloud, ma ve ne parlo dopo, se rimanete con me un secondo ci arriviamo, che è la possibilità in pratica di collegare il cellulare non fisicamente ma a livello virtuale con le vostre periferiche, in particolare con il computer. Adesso collego la mia presentazione, solo un secondo, eccola qui. Dovreste vederla. Allora, vi propongo una serie di applicazioni piuttosto interessanti. Ho notato che tra le applicazioni, le app più scaricate a livello di Play Store, a livello di smartphone, superando le prime 6, 7, 8 che sono tutte social, da Twitter, Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, ormai è arrivato anche TikTok, ce ne sono tanti, subito dopo arrivano le app di fotografia e video, fotomontaggio. Queste app hanno l'unica negatività è che purtroppo spesso cambiano nome, cambiano natura, nascono in un certo modo, poi si evolvono in un altro. Basti pensare a Instagram, che è nato come app di fotografia e poi è diventato un social network. Capite che è un pochettino complicato. Le app che vi propongo oggi presumo che rimarranno per un po', sono come sempre molto molto sicure, molto scaricate, sono relativamente tradotte, non sono sempre tutte tradotte in italiano, ma sono molto intuitive. Vi presento queste qui, queste quattro qui, queste app che vi volevo far vedere, partendo da Snapseed, che è un'app molto famosa e di cui esiste anche la versione per computer. Allora, Snapseed, come vedete, ha tantissime persone che lo hanno scaricato, 1.000.000 passa, vedete in alto sulla destra ci sono anche le stelle, sono 4.5 stelle, quindi è un'app molto molto buona, vi dà la possibilità di usare i filtri, di usare tantissime questioni, potete ruotare
ruotare l'immagine, potete ritagliarla, potete condividerla con gli amici, potete modificare i colori, addirittura c'è il livello, che è una cosa un po' tecnica, la possibilità di aumentare e diminuire luminosità e contrasto, o addirittura aumentare e diminuire la zona da dove deriva la luce, quindi di fatto andare poi a creare degli effetti dal macabro al romantico, in pratica in base un pochettino al come create la luminosità, no? Potete anche creare quell'effetto foto antica, no? Oscurando il contorno, oppure andare a fare uno zoom e amplificare i colori, come vedete di questa immagine, amplificare il colore rosso e sfocare tutto intorno, no? Quando si vedono queste immagini che sono straordinarie, in realtà sappiate che chiunque di noi con un po' di pratica può arrivare a questo livello. Poi si possono togliere gli occhi rossi, si possono aumentare e diminuire anche la grandezza dell'immagine stessa, per poi tornare al discorso della memoria, no? Diminuire la grandezza, l'espansione della vostra immagine, magari se la si può far passare da 10 mega, 7, 8 mega o addirittura 5 mega, 4 mega, vuol dire risparmiare un sacco di spazio. Ecco, questo è molto importante. Poi ci sono tantissimi altri effetti che vi faccio vedere un attimino. Ecco, vedete, potete in questa immagine successiva potete vedere i vari passaggi, potete modificare l'immagine, dipingerla, scriverci all'interno, creare delle caselline anche di testo, potete aumentare e diminuire il tono dell'immagine, e la luminosità, e addirittura inserire quei filtri. I filtri sono delle piccole applicazioni all'interno del vostro programma che danno la possibilità di modificare drasticamente la natura stessa dell'immagine, passare da un'immagine che è molto luminosa a un'immagine scura, aumentare la grandezza di alcune parti dell'immagine, sfocare, aumentare, generalmente si tende ad aumentare o diminuire uno dei colori, aumentare, non so, il giallo, o aumentare il verde se ci si trova, non so, in un bosco. Aumentare il verde rende tutto più colorato, no? O il classico campo di fiori dove si aumentano i colori forti e invece quelli tenui vengono lasciati da parte in modo che risalti ancora di più, o nei panorami quando si cerca di togliere un po' lo sfoco. Ci sono tantissime opzioni. Ecco qua, in questa slide lo potete vedere bene. Si prende una classica immagine di un fiore di pesco, presumo, non si sa, e la si può trasformare completamente. Lo vedete, io personalmente preferisco la prima, però la seconda è anche molto carina. Si è aumentata la tonalità dell'azzurro trasformandola in verde, si è aumentata un pochettino, si sono oscurati gli angoli, e con un effetto che di fatto non dovete neanche tanto lavorarci, perché qui ci sono proprio i filtri. Questo qua è un filtro particolare che probabilmente il Frames, che potete applicare all'immagine, come questa tutte le altre, quindi non avrete grossi problemi ad utilizzare questo programma. Purtroppo è in inglese, ma ripeto, è molto intuitivo ed è il più scaricato in assoluto, non potevo non proporvelo. Ecco, queste sono le curve dei colori, come vi facevo vedere. Questa è una cosa un pochettino più tecnica, potete scegliere di aumentare o diminuire l'intensità del colore in un determinato punto dell'immagine. Qua ci vuole un po' di mano, ma in linea generale non è particolarmente complicato. Potete vedere i vari effetti, tra la prima e la terza immagine è la stessa immagine, però vedete come cambia, è un salto completo. E poi naturalmente ci sono anche la possibilità di aggiungere gli stickers, queste cose qui, e di condividere alla fine del lavoro il tutto nei vostri social network, da Twitter, Instagram, Facebook, a WhatsApp e quant'altro. È tutto collegato, è molto semplice. L'alternativa è questo Pixlr o Pixlr, che in linea generale fa le stesse cose, però in italiano è un pochettino più limitato, però devo dire che è notevole anche sotto questo profilo, è di alta qualità, dà anche la possibilità di aumentare, oltre che diminuire, la qualità dell'immagine, che non è male. Naturalmente non è che un'immagine di basso livello poi diventi straordinariamente visibile, però è sicuramente un buon sistema. Anche lui vi dà la possibilità di condividere poi i risultati con i vostri contatti, con i vostri amici, attraverso i social network,
E forse questo qui è un po' più intuitivo rispetto al precedente, perché vedete, non so se vedete la terza immagine, già un'anteprima di quello che andate ad applicare con i vari filtri. Per il resto si comporta più o meno nella stessa maniera. E poi c'è Retrica, che anche questa non è male. Questa in più vi dà la possibilità di aggiungere quelli che sono gli stickers, che non sono male. Gli stickers e le GIF, ossia quelle immagini in movimento, che magari una volta, qualche anno fa, andavano un po' più di moda, ma vedo che ultimamente ritornano anche come GIF per WhatsApp, no? Quando vedete quelle GIF particolari, quelle immagini in movimento, sono una serie di fatto sono una serie di foto che si susseguono e fanno sì che ci si muovano, un po' come il timelapse, per capirci. Quindi anche Retrica è sicuramente un programma che vi consiglio, tra l'altro ha tantissimi scaricamenti, ma questo anche perché è piuttosto datata, ma datata nel senso buono, nel senso che è ancora viva rispetto alle altre. Esiste da tanti anni e funziona molto molto bene, personalmente ve la posso consigliare. Questa invece l'ho trovata di recente, è abbastanza carina, vi dà la possibilità di creare quelle che sono di fatto delle cartoline, ossia, adesso è per i bambini in linea generale, però di fatto la potete adattare a quello che volete. Vi crea uno sfondo dietro il soggetto che avete fotografato e potete poi andare un po' a modificarlo. Come si fa questo procedimento? È molto semplice, di fatto vi apre l'immagine base e col vostro dito andate a cancellare lo sfondo, e lo sfondo poi viene sostituito con uno sfondo che desiderate voi. Potete scaricarlo da internet oppure potete trovarlo tra i vari sfondi proposti, ce ne sono veramente tantissimi. In più mettere gli stickers, che sono queste scritte, questi cuoricini, le carrozzine, i biberoni, insomma tutte queste cose qui, per creare delle immagini carine, divertenti, addirittura volendo stamparli. Ecco, qui vi propongo un altro paio di app. Queste sono un po' più proprio di fotomontaggio, quindi sono un po' più complesse rispetto a quelle che abbiamo visto prima, ma no, niente di straordinariamente complesso. Anche in questo caso somiglia molto a quella del bambino di prima, però è un po' più tecnica, nel senso che anche in questo caso potete rimuovere lo sfondo e metterne un altro a vostro piacimento. In questo caso potete andare però anche a fare un po' di fotoritocco, quindi aumentare, diminuire la luminosità, il contrasto, fare l'effetto luce sul viso, no? In modo da rimuovere i difetti, come vedete magari nella ragazza in alto a sinistra, cambiare la luminosità, aggiungere dei piccoli dettagli, addirittura sovrapporre più immagini, no? Che fa molto anni 90, però insomma... sono cose interessanti che magari a tempo perso potete anche provare a cimentarvi, no? Ad imparare. È anche questa un'app molto interessante, esiste da poco tempo, per questo vedete quel 999 scaricamenti, che non sono molti, però l'ho provata, devo dire che fondamentalmente funziona bene. Se no, c'è il contrario, che è questa qui, Fotomontaggi, che è un'app che esiste da tantissimo tempo. Questa è molto molto semplice da utilizzare, perché vi chiede di fare una foto a voi stessi o a chi volete, o di caricare una foto dalla galleria e poi andare ad applicarci un effetto direttamente sull'immagine, senza andare a modificarla, a tagliarla con il dito e quant'altro. È proprio molto 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 semplice questa app qui. Ha dei filtri interni, ha degli oggetti interni, quindi potete già utilizzare quelli che ci sono, se no li potete scaricare da internet. Ci sono delle app sempre per fotomontaggi che potete andare a scaricare, che si assemblano a questa applicazione. Piuttosto carina, un po' superata se vogliamo, ma è una delle app storiche, quindi ve l'ho proposta molto volentieri. E poi c'è questa è un'app stupefacente, nel senso che magari non lo sapete, ma una volta rendere un'immagine, un fumetto, immagino con il fotoritocco, con GIMP, con Photoshop, era veramente complicato. Bisognava lavorarci per ore, per chi non era magari molto bravo, o comunque ci volevano delle tecniche particolari. Adesso abbiamo questa app, che ha tra l'altro una gemella per i video, che vi dà la possibilità di fare una foto e trasformarla praticamente in un attimo, con pochi filtri, non ha molti filtri, con pochi filtri, direttamente in un fumetto moderno. Non ha quella matita fina dei vecchi fumetti di una volta, questa matita un po' più grossa, un po' più affascinante, un po' più dura dei fumetti moderni. Si può fare a colori o meno,
e si possono aggiungere anche in questo caso gli stickers. È carina, è carina. Ce ne sono tante come questa app, però questa, obiettivamente, almeno nel mio, dal mio punto di vista, è indubbiamente la migliore. Ecco, invece, passare alla parte dei video, si comportano nella stessa maniera delle app per le fotografie, soltanto che naturalmente è un po' più lungo il lavoro, no? Naturalmente qui si tratta di tantissime informazioni. Attenzione video, che riagganciandomi a quello che dicevo all'inizio, se le foto pesano tanto, i video pesano tantissimo. Stiamo parlando che con una decina, una ventina di video, un cellulare di basso livello oggi non regge più, quindi attenzione a quanti video fate. Vi consiglio, come vi dicevo prima, di scaricarli il prima possibile nel vostro computer o attraverso il cloud, come vedremo dopo, perché chiaramente i video pesano veramente molto, molto di più delle foto, quindi magari tenete quelli più importanti, però gli altri vi consiglio di gestirla come vi consigliavo. Ecco, c'è questa Magistro, montaggi video, presentazione di foto, questa fa un po' tutto, vi dà la possibilità di fatto di aggiungere dei filtri, degli stickers e degli effetti speciali ai vostri video, e di fatto non lo fa frame per frame, non lo fa a sezioni, lo fa in linea generale su tutto il video. Potete anche un attimo bloccarlo e poi continuare con un altro effetto, potete aggiungere la musica, potete fare una serie di operazioni non particolarmente importanti, però andate veramente a modificare il video anche drasticamente se aggiungete un filtro su un filtro, quindi in linea generale è sicuramente un'app notevole, tant'è che ha tantissimi scaricamenti, ha un ottimo voto, praticamente 4 stelle, è un ottimo risultato. Stessa cosa per par condicio lo faccio con Videomaker, che è un classico, adesso qui c'è scritto 2020, nel senso che ha vinto, quando vincono qualche cosa, le varie app, poi fanno la loro striscietta con la data, nel senso che hanno fatto qualcosa di straordinario. In questo caso qui, diciamo che ha modernizzato con degli effetti nuovi, con degli effetti più forti, con più colorati, tutto ciò che erano gli effetti video di qualche app fa, mettiamola così, come quella che abbiamo visto poco tempo fa, qualche secondo fa. Anche questa app è notevole, aggiunge tantissimi stili, vi dà la possibilità di condividere tutti i video, di tagliarli, di ridimensionare anche la qualità del video stesso. È sicuramente forse la più completa app che ho trovato tra le varie che vi ho proposto, sicuramente è notevolissima. Ecco, questo sì, lo potete vedere anche dalle immagini che vengono proposte sotto. Naturalmente con un cellulare di un certo livello si può arrivare a questi effetti. Ecco, poi c'è questo effetto che però fanno anche altri, che questo time lapse, che ormai è quasi superato, no? Fino a pochi anni fa il time lapse era qualcosa di straordinario. Per chi non lo sapesse, time lapse sono una serie di foto che si susseguono e danno quell'effetto un po' cadenzato, no? Perché poi di fatto si trasforma una serie di foto in un video, no? È carino, l'abbiamo visto fare come presentazioni turistiche a varie città, su tutte Venezia, è bellissimo, se scrivete su YouTube il timelapse di Venezia è straordinario, ma l'hanno fatto anche per altre città, tra cui anche Bolzano lo ha fatto il gruppo Bizap, che sono stati molto bravi a fare un timelapse dei mercatini. Cercatelo su YouTube, sicuramente un ottimo effetto. Ecco, ci fosse stato all'epoca questa app, sicuramente avrebbero avuto meno problemi tutti quanti. Vi dà la possibilità di frammentare un video oppure di creare un timelapse con delle foto che si susseguono una dopo l'altra. Molto interessanti gli effetti di piazzare la telecamera, o in questo caso il cellulare, su un fiore che si apre, no, la mattina quando c'è la luce, e di fatto filmarlo, ma in realtà sono scattate una serie di fotografie, vedete, a un secondo, a un minuto, a 30 minuti, a un'ora, in modo da vedere poi la crescita di questo fiore che si apre e poi si richiude, è un classico dei timelapse. È un po' superata come metodologia, ma è sempre affascinante. Per chi non l'ha mai fatta, provatelo, è sicuramente carino. Ecco, per i filtri video, questo è il cugino del Comica che vi ho fatto vedere prima, stessa casa editrice, in pratica applica i filtri fumetto sui video, fa solo questo, è veramente un'app piccolissima, tant'è che vedete ha 73 scaricamenti, probabilmente è nuova,
ha degli ottimi risultati, ma obiettivamente fa solo quello, non vi aspettate che faccia altro, trasforma solamente il video da tradizionale a fumetto, questo è ciò che fa. Carino se volete tentare, più carino secondo me sulle foto, però funziona anche sui video. Ecco, per gestire foto apro una parentesi, Google Foto. Google Foto è un'app ormai storica di Google, vi dovete munire di un account Gmail, attraverso l'account Gmail potete accedere a una serie infinita di servizi, tra cui anche Google Foto. Cosa fa Google Foto in parole povere? Vi dà la possibilità di condividere con un'altra periferica o con altre periferiche le vostre foto e anche i vostri video. Guardate quanti scaricamenti ha, è enorme, è anche un ottimo voto. In questo modo potete liberare la memoria del vostro cellulare in quasi un attimo, non è vero in un attimo perché se avete tantissime foto, dal momento che collegate Google Foto alla vostra galleria del vostro cellulare, ci vorrà un po', ci possono volere anche ore, dipende dalla connessione. Cosa vuol dire in cloud? Vuol dire che nella nuvoletta, da qualche parte sopra di noi, vanno a finire tutte le nostre foto, quindi liberando il cellulare. Google Foto non cancella niente, non è che le cancella dal cellulare e le mette in cloud. Le copia nel cloud. Poi voi potete decidere di cancellarle dal vostro cellulare, dalla galleria, quindi liberare spazio. Google Foto in questo funziona molto bene. Poi, una volta che avete fatto da ponte, no? Su questa nuvoletta dal vostro cellulare, a questa nuvoletta da qualche parte, poi potete scegliere di prendere dal cloud di Google Foto, entrate con Gmail nel vostro account Google e all'interno di Google Foto, che è uno dei servizi gratuiti che Google Foto vi regala, potete prendere le vostre foto e metterle sul vostro computer. Se il problema è la questione, chi lo sa dove vanno a finire le foto, potete usare anche semplicemente questa applicazione come ponte, se no le lasciate tranquillamente in rete e lì stanno, nessuno ve le tocca, finché non le condividete, c'è anche la possibilità di condividerle. Finché non condividete non succede niente. Credo che ci siano, anzi senza credo, ci sono dei limiti di spazio che fino a 15 giga se usate una qualità medio-alta, se invece volete la qualità massima, credo che il limite sia un pochettino più alto, però più basso, scusate, però niente male, 15 giga non sono male. Se usate il metodo che vi dicevo per lo scaricamento delle foto, poi è sicuramente l'app migliore che posso presentarvi. Infatti ve ne presento solo una, che è questa qui. Google Foto, come vedete sotto, c'è anche la possibilità di creare degli album, dei piccoli filmati, anche qui ci sono degli effetti, non è a livello delle app che vi ho presentato prima, però volendo potete creare delle piccole sottocartelle, no, per fare un po' di ordine. Vale il discorso che vi facevo prima, fate ordine, più fate ordine meno problematiche avete in futuro. Capisco che non si può fare tutti i giorni, ma magari alla fine della vacanza prendetevi quella mezz'oretta di tempo e cancellate le foto. Vale per la vostra memoria di sistema del cellulare, vale anche naturalmente per il vostro cloud, anche quello ha dei limiti. L'ultima cosa che volevo farvi vedere sono i fotolibri, non so se li conoscete, ormai vanno per la maggiore. È la possibilità di caricare all'interno di un server, di un sito internet o di un'app, come in questo caso, come Photosea o come Lala Lab, le vostre foto di un determinato evento. E poi modificarle un pochettino, c'è anche qui la possibilità di modificarle, aumentare o diminuire la grandezza o la qualità o quello che volete voi, e poi creare una sorta di album. Creando un album, poi questo lo potete rilegare e decidere addirittura il materiale con cui verrà stampato, perché poi alla fine di tutto questo fotolibro vi verrà consegnato a casa, quindi voi potete creare un album con le vostre foto in un determinato evento, proprio lo vedete, potete anche sfogliarlo, potete scegliere il materiale, la qualità di stampa, gli effetti, le scritte, il titolo della copertina, il tipo di copertina, potete fare un po' di tutto, poi alla fine del sistema naturalmente c'è un prezzo da pagare, ma l'app è gratuita, pagate solo in caso del servizio di stampa, potete decidere di stamparlo, il numero di copie vi viene spedito a casa, quindi è decisamente qualcosa di molto carino, per chi non lo conosce è molto molto interessante. Ce ne sono tante, naturalmente non voglio fare piacere a nessuno, ma Photosea è tra le più famose, c'è anche questo Lala Lab che immagino faccia un po' il tributo a Lala Land, il film del 2016 che ha vinto tanti Oscar, anche questo Lala Lab è piuttosto interessante. Io ho usato tanti anni Photosea, lo propongo anche nei nostri corsi per imparare a usare i fotolibri, a creare i fotolibri,
devo dire che è eccellente come sistema. Lo si può usare sia via browser sia via smartphone, quindi potete gestirlo come meglio credete. L'Ala Lab fa la stessa cosa, quindi provateli, magari ne provate un paio, ce ne sono anche altri, e poi potete decidere magari di fare anche un regalo a qualcuno. Potrebbe essere un'ottima idea per regalare un album a un vostro amico, a un vostro parente, quello sicuramente sarebbe gradito. Questa è foto, sì, insomma, lo vediamo, vi ho fatto vedere qualche immagine. E questa è l'Ala Lab, stessa cosa, vedete, potete creare anche addirittura soltanto delle piccole foto, potete creare una foto poi da mettere in un quadro e appendere, non bisogna fare necessariamente un album, si possono addirittura stampare le tazze, ho visto in alcuni casi, anche le magliette, quindi ormai si stanno espandendo a un sacco di oggettistica, quindi sicuramente anche, ripeto, un'idea, potrebbe essere anche una bella idea a regalo, comunque anche per voi è sicuramente divertente creare una cosa del genere. E non è neanche tanto costoso, se devo essere sincero. Ecco, io ho terminato, spero di essere stato il più chiaro possibile, di avervi dato stimoli. Adesso torno alla schermata. Eccomi qua. Abbiamo potuto apprezzare quello che Massimiliano ha detto oggi, e che è la qualità, la precisione che lui ha usato oggi, che tutti possiamo riconoscere, è la qualità dei corsi. Noi gestiamo in aula, perché quella di oggi è stata un resumé, una cosa molto veloce di quello che noi al CEDOX insegniamo e facciamo imparare alle persone. E questa è la nostra qualità. Io sono contento di avere come mostra, diciamo, Massimiliano Anzil, che oggi ha dimostrato quanto c'è da fare, quanto c'è da imparare, ma quanto c'è anche da godere nel sistemarsi le fotografie, nel fare delle cosine, tipo quest'ultima che accennava adesso di stamparsi la tazza con la fotografia. Invece che andare, adesso non faccio i nomi, ma in qualche negozio ce lo possiamo fare in casa e con più soddisfazione. Ma anche tanti negozi sono associati, così. Sì, ecco, quindi molto bene, molto bene, molto bene. E ho visto che hai risposto anche a una delle domande che è stata posta da Cristina Rigotti, che chiedeva se si poteva, se era sufficiente spostare su Google le foto. In effetti tu hai spiegato come funziona, naturalmente su Google, e poi però il cellulare va liberato dalle fotografie, non è che no, su Google è sufficiente, no? Ci vuole il passaggio di liberare proprio la memoria del telefonino. E con l'occasione anche ringrazio Angelo Liuzzi del gruppo di Facebook Bolzano Senza Censura, che ci seguono. E noi, ci fa veramente molto piacere di poter dare anche a loro l'occasione di godere di queste piccole pillole che noi mettiamo, così, virgolette, a disposizione della nostra cittadinanza in questo momento in cui c'è particolarmente bisogno di compagnie e di stimoli. E quindi ringrazio il gruppo per essere amico nostro, per condividere le nostre proposte. E niente, io a questo punto direi che solo un attimo prima di salutarvi, perché ormai sono le 19 già trascorse dalla decina di minuti, vi voglio solo introdurre l'argomento di domani, che è molto interessante, e il nostro ospite sarà il cuoco Luca Giacomel, che è il presidente dell'Associazione Cuochi di Bolzano e Merano ed è il ristoratore del ristorante Amper di San Giacomo. Per noi Luca Giacomel parlerà un po' di come possiamo, diciamo, considerare in questo momento una cucina d'emergenza, cioè con quello che c'è, con quel poco che c'è, che cosa possiamo fare, quali spunti, quali piccole ricette, quali cose gustose possiamo fare in una fase nella quale non è così facile trovare tutti gli ingredienti per fare delle cose che a volte abbiamo in testa di fare. Quindi domani sera con Luca Giacomel sarà un'altra serata di stimoli interessanti per la nostra vita quotidiana, per la vita di tutti i giorni. E sabato avremo come ospite Lorenzo Ferrarese, che è il nostro esperto d'arte, che fa incontri anche al CEDOX su questo ambito, sull'arte messa insieme. La chiave di lettura è molto interessante, perché è messa insieme con ambiti diciamo di vita normale. In questo caso lui metterà insieme la moda,
e l'arte. Ci racconterà un po' come l'arte racconta la moda, come la moda si richiama all'arte. Anche questo, vedete, sarà trattato in mezz'ora, quindi saranno una serie di spunti che ci verranno dati, però è un tema interessante da seguire. E ultima anticipazione che vi do in questo momento è per domenica: l'incontro delle 18:30 sarà con un esperto Eurac, che è già stato nostro, diciamo, ha già fatto per noi due interventi in questa mezz'ora, che è Andrea Umizzollo. Questa volta Andrea Umizzollo tratterà un tema interessante, perché noi sì, oggi viviamo in emergenza, però dobbiamo pensare anche a riflettere su quelli che sono i temi che ci sono nella nostra società, che c'è bisogno di capire, di approfondire. In questo caso lui ci parlerà dello spopolamento che si sta avendo nelle zone, cercherà di approfondirne il perché, di capire dove è stato possibile anche intervenire su questo spopolamento per far tare interesse nelle persone a rientrare in posti, a godere di quello che è la natura, eccetera, eccetera, trovando delle soluzioni, delle alternative alla fuga da questi posti. Quindi saranno altre tre serate, quella di domani, sabato e domenica, sono convinto di interesse per tutti voi. Quindi niente, torno a salutare e a ringraziare Massimiliano Anzil, grazie ancora. Grazie e a voi. Con lui ci rivedremo un'altra volta, la settimana prossima, con un altro tema di contenuto tecnologico. E niente, grazie ancora a tutti, buona serata.